Italia 2022 continua. Siamo allo stand della Target Informatica, un'azienda che si dedica al vending dal 1998 e così dopo ben 24 anni di premiata attività riusciamo ancora una volta a intervistare Alberto Ratini, il CEO dell'azienda e il suo responsabile di sviluppo software. Alberto, dopo 4 anni dall'ultima intervista qui a Venditalia, bentornato. Grazie, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Vending News. E allora, tu dopo 4 anni avrai da dirci un mucchio di cose per tutto ciò che avete sviluppato, cosa che ha fatto evolvere il vostro software GD, il premiato software di gestione per il vending. Sì, sì, diciamo che abbiamo approfittato della pausa per potenziare e sviluppare la gamma di prodotti, quindi adesso abbiamo una serie di prodotti di vario livello per adattarsi ancora meglio alle varie necessità delle aziende. Quindi oltre al GD originale abbiamo anche il GD Easy e il GD Data Collector, che sono due livelli, diciamo, per le aziende più piccole che hanno comunque delle necessità di organizzazione e di gestione dei dati del vending, però per meno strutturate, diciamo, e quindi con costi e una gestione più light. Quindi adesso abbiamo una famiglia di prodotti ancora più completa e che naturalmente in occasione di questo Venditalia abbiamo anche colto l'occasione per aggiornare da un punto di vista dell'interfaccia, cioè il nostro prodotto, appunto, come diceva Fabio poco fa, è un prodotto che è nel settore da tanti anni e onestamente aveva necessità di essere un po' rinfrescato dal punto di vista dell'interfaccia, per cui abbiamo colto l'occasione di questa fiera per presentare quello che i nostri utenti avranno nell'arco dei prossimi 15 giorni, che è una completa revisione dell'interfaccia tecnica del prodotto, quindi, diciamo, una migliore leggibilità, una migliore fruizione delle funzionalità, con una funzione particolarmente utile che abbiamo chiamato Cerca e Vai, che consente praticamente di andare a trovare semplicemente digitando una parola, digitando il nome di una stampa, una qualsiasi parte, diciamo, di ciò che si sta cercando, viene trovata immediatamente tutte le funzioni del programma che riguardano quella cosa e tutte le parti di manuale, quindi le pagine del manuale che si riferiscono a questa funzione. Questo in un programma che ha una storia così lunga e tanti anni di implementazione è diventata una cosa fondamentale, perché immaginate che il manuale di GD tocca ormai le 700 pagine e quindi non è banale andare a trovare un argomento, mentre averlo a disposizione semplicemente scrivendo, che ne so, corrispettivi piuttosto che carico furgone, piuttosto che qualsiasi altra cosa, è una cosa estremamente valida. In più delle nuove funzionalità sui palmari Android che consentono di sfruttare tutte quelle che sono le feature di questi palmari, quindi la navigazione direttamente verso un cliente su Google Maps direttamente dall'applicazione GD, così come la possibilità di chiamare al telefono il cliente e così, diciamo, come la possibilità di raccogliere la firma del cliente direttamente sullo schermo del palmare e magari stamparlo direttamente sulla ricevuta o sulla fattura che viene emessa dall'eventuale stampante o mandata via mail. Quindi tutte cose, diciamo, che vanno a completare le mille funzionalità che già abbiamo e che comunque vengono sempre dalle richieste dei nostri utenti, che sono diciamo il nostro faro guida, perché i gestori sono coloro che animano lo sviluppo del nostro prodotto. Noi diciamo diamo una forma tecnica, come dice anche, no, quello che facciamo meglio è dare forma alle vostre idee, il nostro slogan. Noi diamo una forma tecnica a quella che è una richiesta del settore e poi lo redistribuiamo a tutti, cercando di fare in modo che una funzione che magari è stata pensata da qualcuno torni utile a più operatori e poi magari a tutto il settore. Senza dimenticare la BI, la Business Intelligence, compresa all'interno di GD, il vostro programma, e la firma elettronica che è stata introdotta proprio quest'anno. Certo, allora la BI è un nostro punto di forza perché ormai le aziende che l'hanno adottata cominciano a essere tante
ed è in pratica l'unico modo per avere una situazione reale di quello che è la redditività e la resa dei singoli clienti, dei singoli distributori, tenendo conto anche di tutti i costi che vengono di costi indiretti o comunque che non sono strettamente legati al prodotto del vending o al distributore o al cespite, ma che tengono conto di carburanti, perché in pratica nella BI si può vedere in forma grafica, moltissime tipologie di grafici, si possono vedere tutte le criticità che vengono evidenziate dal programma, tenendo conto di questi costi indiretti, quindi il carburante che viene impiegato per far andare da un determinato cliente, cioè il determinato cliente che sarebbe un cliente redditizio se fosse dietro l'angolo, quando sta a 100 km magari con quei prezzi non è più redditizio. E come fai a rendertene conto con una normale statistica? Con la BI. Con la BI, esatto. E in più la firma elettronica, grazie a una partnership ormai consolidata con InfoCert per quello che riguarda le nostre attività nel settore della sanità, abbiamo introdotto anche nel vending la possibilità di firmare digitalmente sia i contratti di comodato che i report di conteggio, che in teoria virtualmente qualsiasi documento o stampa prodotta, il tutto è integrato con la firma digitale remota di InfoCert, quindi in pratica il gestore o comunque l'operatore che firma ottiene una firma digitale che è valida per qualsiasi ambito. In più, configurandola in GD, semplicemente al momento della stampa decide se vuole stampare il documento standard oppure vuole produrre un file firmato. Inserisce il suo PIN di firma, l'OTP, che è il classico codice che gli arriva per verifica, perché non servono chiavette USB, non servono supporti fisici e altre cose, e con queste due cose firma il documento e il documento ha pieno valore legale. Quindi è una cosa che, così come la BI quando l'abbiamo introdotta noi nel 2012 era una roba avveniristica, anche questo oggi sembra un accessorio, una cosa in più, ma sappiamo bene che fra qualche anno tutti avranno questa necessità, perché così come lo SPID, che fino a 3 anni fa si usava solo per andare nel sito dell'INPS, oggi se non hai lo SPID non prendi neanche la bicicletta gratis. È così, mi piace che la passione e l'orgoglio con cui ne vai fiero davvero, perché GD in fondo è un po' come un figlio, no? Certo, ormai sì, è come un figlio, insomma, ormai è anche cresciutino come figlio. 24 anni, a volte si dice dei figli, poi tra poco comincerà a camminare con le proprie gambe, certo. Nel vostro caso ha bisogno per forza, certo, di te. Alberto, grazie per il prezioso contributo, sono assolutamente certo che poi successivamente riusciremo a parlare sulla rivista Vending News di tutti i piccoli dettagli che non hai elencato, perché sono davvero tantissime le nuove funzioni aggiunte e implementate al programma GD. Alberto, grazie. Grazie a tutti, grazie a voi.